Ciao ragazzi, eccoci al secondo development vlog, sì, ok. E siccome mi è sembrato che eravate un po' interessati al primo, ho deciso di fare il secondo e farvi vedere dove siamo arrivati fino ad ora. Allora, Atreyu ha fatto le musiche. Ho fatto i filmatini iniziali e finali. Il finale naturalmente non ve lo faccio vedere. Comunque andiamo a vedere, dai. Allora, questo è il menu iniziale dove per ora c'è solo New Game e c'è questo movimento di telecamera che va avanti e indietro, su e giù per questa immagine. Ho deciso di farlo così. Allora, parte il New Game. È ora di andare, dimentichiamo qualcosa? Nah, è tutto nella macchina. Intanto, Geppo. Praticamente, Geppo è andato in campeggio con gli amici si sono scordati di Geppo. Geppo si sveglia e deve sopravvivere. Come abbiamo già visto, inizia a raccogliere la roba da mangiare. È stato anche abbastanza fortunato che era vicino al lago. Inizia a raccogliere la legna. Raccoglie i sassi, altri sassi, altri sassi, ancora legna. Praticamente è abbastanza importante che andiate a cioppare tutta la legna che trovate, perché adesso vedete a cosa vi servirà. Ammazza il coniglio, ammazza altro coniglio. Le musichette sotto che girano sono sempre quelle di Atreyu. Anche quella dell'intro era quella di Atreyu, anche quella del menu iniziale era quella di Atreyu. Tutte le musiche in sto gioco sono di Atreyu. Che, siccome mi piace come fa e si è offerto volontario per fare le musiche, lo ringrazio. E sono molto contento di queste musiche. Giorno e notte hanno due musiche diverse che poi andrete a sentire. Allora, perché è importante cioppare la legna? La legna è importanteciopparla perché Geppo, adesso vedete, si deve costruire il martello per costruirsi le barricate e la porta delle barricate, perché durante la notte potrebbe avere delle visite inaspettate. Ecco che mette le barricate. Ci piazza una porta. La porta si apre e si chiude automaticamente quando voi arrivate. Se sbagliate a mettere la barricata, la barricata la potete togliere e rimettere al punto giusto. Cosa che io non ho fatto. Andrò a rimettere in un altro punto. Una volta tolta la barricata la dovrete ricostruire. Ecco, lì può andar bene. Non abbiamo più materiale per costruire le barricate. Quindi durante la notte dovremo stare attenti. Vedete, si apre e si chiude da sola. Geppo beve. Mangia. Ecco che sta arrivando la notte, si sta oscurendo. Oscurando? Oscurando. È arrivata la notte, è cambiata la musica. E Geppo va a dormire. Secondo giorno, piove. Quindi quando c'è la pioggia non ci sono i conigli. Aspettiamo che respawnino gli alberi perché dobbiamo finire le nostre barricate. Raccogliamo i sassi che fanno sempre comodo. Ecco che sono respawnate le bacche, tra un po' respawneranno anche gli alberi. La bacca è respawnata. Anche quella. Vedete, è calato cibo e fame.
cibo e acqua. Geppo beve. Geppo mangia. Ecco che gli alberi sono respawnati. Cioppa. 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 Ok, dovremmo avere tutto il necessario per finire la nostra barricata davanti a casa, alla tenda, va. Ecco che arriviamo e costruiamo. Allora, ci serve più martello, perché tipo ogni barricata consuma 7 di legno e 15 e 10 di martello, mentre la porta 14 di legno e 15 di martello. Ecco, questo è stato un bug, sparita. Troppo vicine. Piazziamo e lì la piazziamo in obliquo praticamente. Ok, adesso andiamo a letto che abbiamo la stamina bassa e domani è un nuovo giorno. Ci manca ancora un punto lassù in alto della barricata. Mangiamo, facciamo colazione, beviamo. Cuciniamo il coniglio, ne cuciniamo un altro. Mettiamolo in un buon punto, allora lo costruiamo e usiamo. Ecco, adesso abbiamo la barricata praticamente protetta. Vedete che nelle barricate c'è scritto 100%? È praticamente la vita della barricata, diciamo. Quanto intera è al 100% perché non ha subito attacchi, quindi vuol dire che c'è un nemico. Ecco che arriva la notte. Andiamo a cercare il nemico, che il nemico arriva dalle 21 in poi. I conigli spariscono alle 20. Alle 21 arrivano i nemici. Il lupo, vedete? C'è ancora qualche bug nel movimento del lupo. Il solito aia di Geppo quando si fa male. Il lupo se vi prende vi toglie 30. Entriamo dentro casa e il lupo, vedete? 70% la barricata. Ha tolto 30% anche la barricata, altri 30. Geppo dorme. In pratica il lupo si doveva allontanare quando colpiva, però è ancora un po' buggato. E noi risaniamo la barricata. Vabbè, eravamo più vicini al lago che alla barricata. Ecco, ripariamo la barricata. Bisogna avere il martello per riparare la barricata. Ok, questo è tutto. Enjoy!